Buonasera ragazzi, è finita Juventus-Fiorentina ed è finita 1-0 in una partita con luci e ombre, con giocatori che hanno fatto prestazioni straordinarie, altri che hanno fatto prestazioni, diciamo, rimandate dalla prossima partita, tanto siamo all'inizio, con un pubblico, ho visto uno stadio quasi del tutto vuoto, cioè mi ha un po' impressionato, c'era la tribuna est sul finale, tutte sedie bianche. Questa è una risposta a chi dice che hanno sbagliato a fare lo stadio, che l'hanno fatto troppo piccolo, no? Il problema è che quando l'hanno costruito la Juventus era una squadra che veniva dai settimi posti e soprattutto era una squadra che poi eravamo abituati al Delle Alpi dove soprattutto i turni infrasettimanali è un disastro. E anche adesso si vede, no, che pian piano si sta tornando un po' a quell'idea lì. Ad esempio, io sono abbonato, però chi cacchio ce va di mercoledì sera? Uno che lavora e dopo che fa dormo lì e domani mattina come faccio ad andare al lavoro? Quindi si turni infrasettimanali. Poi ecco un'altra mentalità su alcuni mi dicono: come vedi, la Serie A 18 squadre. Onestamente, io la vedo positiva se tu mi togli qualche turno infrasettimanale come questo, e magari e mi vai a togliere qualche squadra. La storia che si abbraccia Bernardeschi, questo è bello da vedere. No, e mi va a togliere magari qualche squadra che onestamente non lo dico io, ipse dixit. Però ci sono alcune squadrucce ultimamente che si stanno vedendo che ad esempio sono state commentate come non adatte alla categoria, no? Che prendono 3, 4 gol, 5 gol, 6 gol a partita, eccetera. Cioè, è bellissimo, è entusiasmante, in fondo è una bella cornice di pubblico poter gioire della Serie A, però dover fare 3-4 turni infrasettimanali così per poi, non lo so, forse 18 squadre, ecco, il discorso di allenanti. Comunque, vabbè, detto questo, la partita di stasera, la Juventus è partita sparata i primi 10-15 minuti e, come purtroppo spesso accade, nonostante il ritmo alto, nonostante Dybala sia stato il migliore in campo in quei 10-15 minuti, perché lì quando la Juve ha alto ritmo lui si muove a destra, a sinistra, cerca spazio, veramente è quello che più si fa vedere, però non si è concluso nulla. La Fiorentina non riusciva a uscire. Il mister chiedeva equilibrio, equilibrio, equilibrio. Quindi lui diceva che anche se tu attaccavi, però dovevano esserci tutte le marcature preventive. E in effetti, nel primo tempo, se non fosse stato che Rugani, uscendo palla al piede dall'area di rigore andando verso il centrocampo, anziché poter passare a tipo 8.000 compagni liberi, si è intersaldito a portare avanti il pallone, l'ha perso e c'è stata poi quella punizione e soprattutto l'ammonizione a Barzagli. E lì è stata l'unica azione seria, diciamo, della Fiorentina. Dopodiché, Juve, Juve, Juve 0-0. Dopodiché, nella ripresa, si è vista una Fiorentina che è calata molto, un po' più disattenta e soprattutto è sceso in campo, cioè è migliorato la prestazione di un uomo che è quello che ha deciso la partita, che è Mario Mandzukic. Io avevo detto nella partita di Barcellona, io stasera ho sentito molto la mancanza di Mandzukic, perché uno poi spesso va a pensare a noi ci manca questo, ci manca il terzino, ci manca, sì, ci manca il terzino per l'amor di Dio, si è visto pure stasera, però Mandzukic a volte è quell'uomo che ad esempio pure nella partita come non sai che fare, piglia la palla, lanci lunga a Mandzukic, riesce ad allargare bene sulla destra per quadrato, c'è Mandzukic libero sull'altro palo, lui è quello che poi la butta dentro quando la palla è un po' più lunga, lui ha risolto delle partite anche l'anno scorso importanti, mi ricordo una con l'Empoli ad esempio, ma anche altre. Cioè, Mandzukic è un giocatore fondamentale, cioè, spesso si parla di Higuain se in forma o non è in forma, di Dybala che non è in forma, Higuain se è capito, Dybala così e non è Messi, è Messi, ma è Mandzukic un giocatore su cui io mi concentrerei spesso perché veramente è fondamentale. Detto questo, altra bellissima prestazione, cioè altre di Matuidi, è prestazione, ecco qua, infatti adesso lo sto intervistando Gianni Balzarini, Bentancur. Io non pensavo che fosse così forte, mi aveva un po' deluso al Camp Nou, ma lì si è visto che l'intera squadra non ha girato, perché ad esempio c'era stata una punizione al Camp Nou, per chi si ricorda proprio nei dettagli della partita, c'era stata un'azione nel primo tempo, verso la metà del primo tempo, una punizione, perché Iniesta stava entrando in area e Matuidi lo ha battuto. Fortunatamente Matuidi poi c'ha questa tecnica che riesce a fare fallo senza fare... Senza prendere ammonizione, lui si butta addosso, cade e cadendo abbatte anche il giocatore. Fa questa tecnica tutta sua, però nel frattempo lui riesce a fermare anche azioni importanti senza beccarsi l'ammonizione. E non perché è juventino, perché Barzagli sempre se la piglia l'ammonizione, no? Per chi dice no, sembra che la Juve ruba, non ruba, no? No, il discorso che invece
Bentancur mi era piaciuto proprio perché proprio quell'azione lì di Iniesta era stato lui che si era perso la marcatura. L'avevo visto un po' sperduto quella sera. Ma stasera, ragazzi, cioè, ha fatto un recupero anche sul finale straordinario, bellissimo. Cioè, una prestazione, altissimo ritmo, ma proprio da quella muscolarità, quella vivacità a centrocampo che ricorda il Marchisio dei tempi migliori. È ovvio che poi, se tu ci pensi, appena 20 anni, sto ragazzino poi crescerà. Ma qui cioè, poi aveva azzeccato un tiro potentissimo nel primo tempo che purtroppo è stato rimpallato, ma secondo me entrava. Quindi bella prestazione di Matuidi, Bentancur, Pjanic anche quando è entrato ha giocato bene, anche a Samoa non mi è dispiaciuto, intanto qualche imperfezione, però non mi è dispiaciuto, Mandzukic eccezionale. Vabbè, Dybala ha fatto un bel primo tempo, poi pian piano è calato, è giusto anche che si riposasse perché c'è il derby sabato e lì ci andiamo, cioè ci vado a Torino, figuriamoci, chi se la perde il derby. Ecco in difesa Rugani e Barzagli. Rugani, sì, ogni tanto Rugani deve migliorare su alcune cose, però non sta a me adesso dirle qui in pochi minuti. Ma c'è del lavoro da fare. Io vorrei soltanto ricordarvi che nel calcio si migliora. Non è che tu prendi un giocatore perché già è forte. Questo lo facciamo fare allo sceicco arabo. Prendi un giocatore e lo fai crescere. Dybala, io lo dico in continuazione, sta facendo dei numeri bellissimi, delle belle cose, ma lui quando giocava nel Palermo non giocava come gioca così, è migliorato e come lui si può migliorare. Rugani deve giocare perché lui è il futuro e deve giocare. Così come quando arriverà Caldara l'anno prossimo, dovrà giocare e migliorare. Quindi Rugani lasciamolo in pace, lasciamolo crescere. Comunque ha fatto dei buoni interventi, ad esempio sul finale è stato lui che ha rimpallato un tiro, non mi ricordo di chi. Perché c'era stato un buco sulla zona di Asamoah, è stato lui a rimpallare questi. Bene, lasciamolo crescere sto ragazzo. Veniamo alle prestazioni peggiori, proprio up and down, no? Sturaro mi è piaciuto poco, soprattutto nel secondo tempo. Primo tempo, tutto sommato, la squadra faceva possesso palla. Quando fai possesso palla, Sturaro avanza, fa il passaggino, ogni tanto mette il cross sbagliato, ma lo mette comunque. Quando proprio sono loro che attaccano e lui deve difendere. Cioè, i limiti che ha sono tutti quanti evidenti nelle chiusure. Ha fatto una chiusura in velocità che praticamente quello lì della Fiorentina è rimasto fermo. Lui è passato come un treno e quello se n'è andato diritto. Ha sbagliato il retropassaggio, ha regalato palla a loro. Cioè, mamma mia. Uno poi dice: ma quello è un giocatore che può giocare terzino, può giocare centrocampista e può giocare. Sì, è come dire che uno non sa cucinare. Dico: no, no. Io non so cucinare, però posso fare il primo, posso fare il secondo e posso fare i dolci, davvero. Sì, vengono tutte e tre una schifezza, però li faccio. Cioè, che ragionamento è? Se tu fai male tutti i ruoli, è normale che poi li puoi fare tutti, no? Tanto male, lui posso fare tutti i ruoli, posso fare il portiere, posso fare il difensore, attaccante. Ci sono i problemi, gioca una schifezza ovunque, quindi sai com'è, ti equilibri. È ovvio che se tu prendi Dybala e lo metti terzino sinistro, dice vabbè, lì cala molto il giocatore, ma finché uno è basso, vedi, fa male a tutti i ruoli, sta a posto. Ma mi dispiace trattarlo così, però mamma mia, ma mettiamo a caso che con quel retropassaggio faceva pareggiare la partita. E poi Higuain. L'unica cosa di positivo su Higuain è che non è spocchioso, non è antipatico, non è uno che non pressa, che non ci prova, che non ci tiene, che magari, sai, sembra fuori dal gioco. È uno che ci sta provando, è grintoso, va a fare pressing, cerca di fare gol, ha fatto degli inserimenti senza palla, bellissimi. Cioè, nel senso che lui partiva, cioè lo vedevi proprio correre come un matto verso l'area per cercare di inserirsi. Poi magari spesso non gliela dava, sembra quadrato, a un certo punto gliela stava dando, ha fatto una finta, sterzato, Higuain è andato avanti e poi niente, sterzato e gli hanno pure fregato il pallone, appunto che tu dici, scusa, ma che hai fatto a fare sta finta? Ma gliela potevi dare a poveri Higuain, magari la buttava dentro, che ne puoi sapere? Cioè, ovvio che se tu lo metti lì, no, di quei gol che faceva Super Pippo Inzaghi, quelli lì proprio a 2 metri dalla porta, magari gli fa fare quello, lo sblocchi pure a sto ragazzo. Niente, è servito poco, quando si potrebbe servire un po' di più. Lui non è forte di testa, quindi fa l'ariete d'area di rigore, ma in realtà poco e niente. E niente, però l'Higuain dei tempi migliori, diciamoci la verità, le occasioni se le va pure un po' a creare lui, nel senso che lo metti lì in aria e si inventa qualcosa, no? Come nella prima di campionato. Stasera, togliendo un bel tiro nel primo tempo che si è girato, ha fatto un tiro, c'è partito un calcio d'angolo, però devo dire la verità, non c'è, in un periodo fuori forma. E anche alcune palle, soprattutto che va a perdere in difesa.
cioè lui aveva possesso palla, torna indietro e se ne fa recuperare. E quindi vabbè, però lui è un giocatore che acquista, diciamo, come si dice, forma fisica giocando, e quindi facciamolo giocare. Che vuoi fare? Forse però, ecco, un cambio in più. E un'ultima nota, Allegri. Devo dire la verità, io di solito l'anno scorso le prime partite lo attaccavo molto perché non mi piaceva, non capivo il senso di questa squadra, il gioco della squadra, non mi piaceva. Poi sto centrocampo a tre con Hernanes davanti, la difesa era inguardabile. Poi mi è iniziato a piacere. Quest'anno ero partito comunque più su una, diciamo, iniziamo a difendere Allegri, vediamo che succede. Abbiamo un buco come terzino destro. Ma soprattutto io vedo che tu giochi in casa con la Fiorentina sotto di un uomo, vinci con 1-0 streminzito e rischi pure di pareggiare. Con i cambi che arrivano sempre tardivi, tu vai a fare il cambio al 66, vai in vantaggio. Sei in superiorità numerica, non cambi nulla. Cioè, non lo so. Da rivedere il fatto che la squadra, magari anche quando fa tutto sto possesso palla, è vero che si scopre poco, però alla fine non produce, non ha delle azioni ben manovrate, non lo so, ci sarebbero da rivedere delle cose, però vabbè, rispetto all'anno scorso come qualità del gioco siamo pure cresciuti, perché l'anno scorso sti veri giocavano proprio una schifezza, quindi c'è così. Nel frattempo andiamo avanti, forza Juve, ci vediamo prossimamente, non sono usciti gli spoiler, li ho menati io per quanto riguarda One Piece, comunque domani uscirà il capitolo, ci sentiamo domani per One Piece e sabato per il derby, voi fate i bravi. Ciao a tutti, arrivederci e grazie, buonanotte, ciao.